Peggy 16. Ciao, benvenuti al nuovo episodio dei Dev Diary di MUD, Film Motocross World Championship. Oggi parliamo di Trick Battle e per fare questo abbiamo un ospite d'eccezione, il freestyler Vanni Oddera. Ciao, sono Vanni Oddera. Il mio lavoro, i miei sogni, la mia vita è il freestyle motocross. Il salto del freestyle motocross è un salto diverso da quello del motocross standard, perché innanzitutto abbiamo una rampa metallica e non abbiamo una rampa di terra, e questa rampa metallica va affrontata con una velocità molto minore e dare una bella spalmata di gas proprio potente su tutta la superficie della rampa. Questo ci permette di andare molto in alto e avere lo stallo del salto che nel motocross non si ha. Nel freestyle motocross è un attimo sbagliare il salto, perché basta dare un pelo di più di gas, un pelo di meno, che arrivi lungo o corto, e questo comporta dei disastri, proprio rottura delle gambe, delle braccia. Quindi bisogna sempre avere la massima concentrazione su come spalmare il gas in rampa, sulla velocità e soprattutto avere bene nelle orecchie i giri del motore. Sicuramente uno dei trick più belli e impressionanti l'elicottero. È un trick dove ti devi mettere in verticale, in sforbiciata sopra la moto. È un trick dove serve proprio una potenza assurda, devi grebbare la sella, spingere, devi lanciarti via dalla moto e proiettare i piedi verso il cielo. Questo sì che è un numero potente. Comunque, se volete avere la sensazione vera e propria di volare, il trick per eccellenza è l'Holly Grab. L'Holly Grab è quel numero dove proprio tu ti lanci via dalla moto e rimani a fluttuare nell'aria per un secondo e mezzo, due secondi. E questa è una sensazione unica e sola che il freestyle motocross ti può dare. Lazy Boy, il trick del ragazzo stanco, ma non è così, perché questo trick è molto difficile. È difficilissimo perché non vedi neanche una minima parte della tua moto. Tu sei sdraiato con lei sotto a 12 metri d'altezza. L'unica cosa che puoi fare è goderti la vista del cielo. L'ostacolo più grande del freestyle motocross è imparare a fare backflip. Andare a testa lì in giù a 12 metri d'altezza. Credetemi che non è una cosa facile, perché devi imparare a lasciarti cadere lì indietro. Vai contro natura, però se ci credi, il backflip diventa liscio come l'olio, ovvero devi arrivare in rampa, dare una bella manata di gas, tirare con le braccia, spingere con le gambe e aspettare di atterrare.